E guarda che curioso, ma è la merda. Arrivati. Ma non è vero, mancherà mezz'ora. Pensa a quando eravamo su al Sempione con 2 gradi, quello tutto in pelle. Bei tempi d'oro, tempi di movida. Sì, altro che. Faceva talmente freddo che avevo gli spasmi. Sì, no, mi ricordo anche io. E tu dissi, fa talmente freddo che mi si è congelata la piscia nel corpo. Flashback. Che bello! Percepisco meno 8. Mi si è congelata la dentro il corpo. End of flashback. Perché essere principesse ha sempre il suo fascino. Ma io non sono principessa, non sono nata principessa, mi dispiace. Dai, un'immagine molto più pulita di quello che poi è nella realtà. Ma è sempre meglio essere così che essere tutte. Oh, la borsettina di Michael Kors e la sciarpina di Gucci. Oh, mi si è spezzato un ungo preso dentro. Guido la moto, tiro sulla ghisa in palestra. Cioè, vogliamo mettere? Va. Comunque devo dire che va. È la Madonna. Bene, fan, siamo usciti dall'autostrada. Comunque è un aereo. Anche la mia Y. Però la mia è più un Aliante. Senza motore. Esatto. Comunque ci sono 5 gradi. Com'è la temperatura? Oddio, i piedi, ti giuro, penso che dovrete chiamare l'ambulanza e farne riamputare. Sono sempre le estremità quelle che se ne vanno per prime. Lo so. Comunque, in tutto ciò dovresti pensare che pensa a quelle 30.000 persone che sono morte facendo la transiberiana e che lì sì che faceva freddo. Hai ragione, in Siberia si raggiungono anche i meno 40, meno 50. Qua alla fine c'è, scesa 4. Sì, ma perché la Brianza è più calda, capito? In tutto questo che ore sono? 13.22. Porca puttana. Indosso sulla rotonda, non ci potevamo far mancare. Dove sei finita? Ho trovato davanti uno che è un anziano che ha il piede nel tabuto. Meno male che va dall'altra parte. Bene, fan, siamo arrivati a Robecchetto, ridente cittadina. No, non è né ridente né una cittadina. È un paese. Luna Colombo con il culo di piombo. Lo sai, eh? Sì, è. Non tutti hanno questo privilegio di poter tastare con mano. Pochi hanno avuto, adesso non ce l'ha più nessuno a parte me. Ma dovresti essere privilegiato e contento e onorato anche. Così, onorato. Ti tengo d'occhio. Certo. 1:37 later. Bene, fan, siamo arrivati, adesso entriamo a mangiare così ci scaldiamo anche, ma voi rimanete qui che tra pochi secondi vi faremo vedere che modifiche abbiamo fatto alla moto. Restate con noi. 1 hour later.
Ciao fans, mangiare abbiamo mangiato, ci siamo parzialmente scaldati, cioè nel senso che adesso perlomeno i piedi li sento, cosa che prima proprio zero. Adesso Eros vi spiegherà e vi farà vedere tutte le modifiche che ha apportato alla sua moto. Non vuoi farlo tu? Ma sì, potrei farlo anche io, però i nomi tecnici non li so tanto. Ah, ok. Bene, Luna, illustra le modifiche che abbiamo fatto. Ok, io sono la valletta. Allora, abbiamo anodizzato il manubrio. Quindi adesso è nero esattamente come quello della SP. Quindi in cosa consiste l'anodizzazione? Non lo so. Praticamente si immerge il manubrio o qualunque altra cosa si voglia anodizzare in delle vasche con degli acidi apposta. E quindi l'immersione in questi acidi dà il colore in base alla tipologia, alla composizione dell'acido, escono dei colori diversi. Ah. Quindi questo è stato fatto in bagni d'acido praticamente. Quindi adesso sai cos'è l'anodizzazione. Poi, qual è stata la seconda cosa che abbiamo fatto? Abbiamo tolto i loghi da qua, dal serbatoio. C'erano quei loghi cromati con scritto, cioè col simbolo della Yamaha, che non c'entravano veramente niente, quindi li abbiamo fatti sparire. Sia da un lato che dall'altro. Dopodiché abbiamo anodizzato varie parti della moto. Non abbiamo anodizzato più niente, solo il manubrio era anodizzato. Ah, e il resto quindi vernice a polvere? Verniciatura a polvere goffrata. Ah, ok. Allora abbiamo goffrato altre parti della moto, del tipo le pedane. Tutto il blocco pedane, che prima era grigio, anche l'asta di rimando del cambio. Quindi adesso sono tutte nere, molto racing, anche se ho già lasciato l'impronta delle scarpe, molto bene. Poi abbiamo fatto anche la pedana dietro, così almeno quando è chiusa rimane tutto, sì, si perde più via con il supporto delle borse, se no si notava proprio tanto. Invece così fa un blocco a sé stante, tutto nero, si vede un po' meno. Dopodiché abbiamo fatto qualcosa della corona. Fantastico, che in realtà non ti ricordi niente. Non è vero, mi ricordo, ma non so come si chiamano le cose. La corona. Okay. Abbiamo verniciato polvere tutta la corona, che adesso è nera, mentre prima era grigia argento. Dopodiché, cosa abbiamo fatto? Beh, le pedane le abbiamo fatte tutte e due le parti. Anche questa, che vabbè, ha una forma diversa, tutta fatta nera, bellissima, con lo scarico lì in contrasto, titanio. Dopodiché? Questa parte qua del freno. Questa parte qua del freno. Ok. Tutta la piastra di supporto della pinza posteriore l'abbiamo fatta sempre nera. E in più sono state fatte varie parti lì dietro, che erano grigie, tutte parti del forcellone, adesso sono tutte nere. Come ultima cosa, ma non perché sia la meno importante, ma è la più importante, abbiamo fatto cosa? In realtà un'altra ancora ne abbiamo fatta, però inizio a dire questa. Abbiamo fatto la molla del mono rossa, che adesso è dello stesso identico colore dei cerchi. Quanto c***o è bella. Questa è proprio una chicca. Ricordiamo, mono. Hollins. Perché poi dicono. Che... ma la base fa cagare, inguidabile. E invece è Hollins. Come? Le forcelle. Esatto, come le forcelle. Da questo lato si vede meglio la molla. Guardate quanto è bella. Cioè, è un vezzo estetico, perché prima era gialla. Secondo me gialla non c'entrava veramente niente. Era improponibile. Adesso di questo colore qua spacca veramente. E l'ultima cosa, Luna, quale sarebbe? Vediamo se ti ricordi. Ma hai fatto il tagliando? Sì, ma non c'entra un c***o. Abbiamo fatto... Il filtro dell'aria. Esatto. Che abbiamo messo... Proprio quello racing, che costava un botto. Però abbiamo comprato lo stesso. Quando dici abbiamo? Vuol dire che l'hai. Ah, ok. Perché Eros, cioè Buzzini... Dai, smettila. Però... Volevo vedere se migliorava un po' il sound, e effettivamente proprio poco, ma un po' è migliorato. E poi è in previsione di una futura mappa, quindi serviva il filtro sportivo per fare la mappa e ci siamo portati avanti. La mappa l'anno prossimo, se no era tutto troppo subito, invece con calma. Con calma. Quindi queste sono le modifiche che abbiamo fatto. Per adesso. E guarda che curioso è la merda. Io ho detto, nonni, non uscite a urlare perché stiamo facendo un video e se no si sente tutto. Ok, 30 secondi dopo mia nonna che esce, Safo, la squino intera? Io le avevo appena detto di non uscire a urlare, sto urlando. Adesso si vede dalla finestra là, mio nonno così che guarda cosa stiamo facendo. Poi ho visto che così, e si vede lui che fa.
curioso. È curioso, troppo curioso. Vabbè. Sai che la curiosità ha ucciso un sacco di persone? Succede. Quindi vabbè, sono solo modifiche estetiche a parte il filtro, poi sì, vabbè, abbiamo fatto il tagliando dei 10.000 perché andava fatto, e però sono quelle cose in più che fanno sì che sia... No, beh, la personalizzano, te la fanno sentire più tua, più speciale, più diversa dalle altre, ecco. Cioè, sono cazzatine che sono costate un pacco di soldi perché solo la molla a riverniciarla così è costata 100 euro. Non serve assolutamente a un c***o, è solo una cosa estetica che piaceva a me, quindi avrei potuto risparmiare 100 euro sicuramente, però già la non mi piaceva, la volevo del colore dei cerchi e l'ho fatta. Anche perché abbiamo, cioè, se tu vai a vedere le 09 rosse che ci sono in giro, che ce l'hanno non, tutte bianco il mono perché è quello originale. No, che okay, però sono, non è che sono bellissime, cioè le vedi, non è che sono bellissime. E beh, anche la nostra quando l'abbiamo portata a casa però, tra... ma però aveva già delle piccole modifiche che la rendevano un po' più speciale. Sì, aveva lo scarico, aveva tutte le sospensioni, diciamo che aveva più che altro modifiche che impattavano la ciclistica. Sì. Però a livello estetico, con quel parabrezza alto, quanto faceva a cagare. Noi abbiamo fatto delle migliorie estetiche, visto che le migliorie grosse a livello economico erano già state fatte. Flashback. End of flashback. Grazie all'ex proprietario che l'ha venduta dopo un anno e 3.000 km con 4.000 euro di accessori. Grazie. Fossero tutti come te,